la riduzione delle emissioni serra del 20% entro il 2020. Questo è l'ambizioso piano dell'Unione Europea per combattere il riscaldamento globale. I ministri dell'ambiente dei Paesi membri si riuniscono a Lussemburgo per discutere il piano, un accordo firmato nel marzo del 2007 dall'allora presidente del Consiglio Romano Prodi e che Silvio Berlusconi ha già detto di non gradire, provocando la reazione dei colleghi europei. La soluzione ai problemi energetici globali potrebbe arrivare dalle alghe. Lo sostengono gli agricoltori olandesi che tra campi di mais e pascoli coltivano in vasche poco profonde che diventano velocemente verdi quello che potrebbe rappresentare la soluzione per la produzione di mangimi, preparati per la pelle, ma anche sacchi di plastica biodegradabile e soprattutto biocarburanti. Secondo gli esperti però potrebbero volerci anche 10 anni perché la più semplice delle piante possa essere trasformata in benzina. Piano di espansione in Indonesia per Eni. Il maggiore gruppo petrolifero italiano svilupperà un terminale galleggiante per la produzione e il trasporto del gas naturale liquefatto. Il progetto, che ha ricevuto la delibera del ministro indonesiano per l'energia Purnomo Yusjantoro, troverà spazio a oltre 40 miglia marine dalla costa.